Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 32esima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 25 di Matteo, dai versetti 1-13. Ci stiamo così pian piano avvicinando all'ultima domenica, la 34esima, quando contempleremo Gesù, Signore e Re dell'universo, il culmine della nostra storia. In questo modo la liturgia in queste ultime domeniche ci sta aiutando a focalizzare l'attenzione su ciò che veramente conta per farci trovare pronti innanzi al Signore, all'incontro con il Signore risorto. Veniamo così aiutati a comprendere quanto sia importante coltivare l'olio delle lampade della fede, trafficare i talenti, sarà il tema di domenica prossima, e così prepararci davanti al Signore, riconoscendolo presente nella nostra vita. Non si tratta semplicemente di seguire il Signore Gesù con i nostri piedi, con le nostre parole, ma saper fare nostra la sua proposta di vita, far sì che attraverso la nostra vita noi impariamo a narrare il Vangelo. I testi delle letture odierne ci parlano infatti di un incontro, ed è un incontro che conquista, che affascina. Nella prima lettura ci viene presentata la sapienza, seduta alla porta del cuore. Sto alla porta e busso, ricorderà il libro dell'Apocalisse. Se uno mi apre, io entrerò e farò festa. Ecco, la sapienza è seduta alla porta del nostro cuore. Una visita dunque che non si impone, ma attende un nostro cenno per sentirsi accolta. Si lascia trovare da quelli che la cercano, dice il testo. Lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Di qui la sapienza chiede attenzione da parte nostra, chiede che il nostro cuore sia attento, coltivi nostalgia, desiderio, un sentimento ben espresso nel testo del Salmo. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dall'aurora io ti cerco per accogliere, per attingere, per nutrirmi di questa sapienza di Dio. Accogliere la sapienza permette di conoscere di più le cose e coglierne così le dinamiche di vita. È l'esperienza che vediamo riflessa nella parabola delle 10 vergini propostaci nel Vangelo. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Ci sono dunque 10 vergini che si muniscono delle loro lampade per uscire incontro allo sposo. Il testo greco utilizza una formula che veniva solitamente utilizzata per l'accoglienza del re nella visita ufficiale alla città. Usando questa espressione, l'Evangelista vuole far comprendere che il re che noi attendiamo e siamo chiamati ad accogliere è il Signore Gesù. Lui è il vero re da accogliere nella nostra vita, perché lui è venuto ad aprirci il regno dei cieli. Tutte e 10 le vergini, sottolinea il testo, escono incontro allo sposo. Segue poi una distinzione: 5 sono sagge e 5 stolte. La differenza dunque sta nel modo in cui si sono preparate. È un dettaglio che possiamo cogliere con più efficacia recuperando il testo finale delle Beatitudini, quando Gesù dice: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Saggio dunque è colui che ascolta e mette in pratica. Stolto è chi si limita a sentire qualcosa, ma non va oltre. Entrambi dunque, saggi e stolti, ascoltano, ma solo i saggi mettono in pratica. Poiché lo sposo tardava, ecco la discriminante della parabola, e nello stesso tempo delle prime comunità cristiane che si domandavano: ma Gesù è vivo?
veramente risorto, come posso prepararmi? Come attendere? E i primi cristiani vivono questo dubbio, questo combattimento, ed ecco che l'Evangelista è chiamato ad aiutare, a sostenere, a ravvivare la fede di queste prime comunità cristiane. Si assopirono tutte, continua il testo, e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Il ritardo dello sposo, fa capire il testo, porta tutte le vergini, le stolte, le sagge, ad addormentarsi. Il problema però non sta nell'addormentarsi, ma di avere la giusta attrezzatura, cioè avere l'olio di riserva. Quando lo sposo arriva, le stolte sono lì, ma in realtà non attendono più, essendo rimaste al buio, non lo riconoscono, non possono cioè essere da lui riconosciute. È un dettaglio che sembra quasi suggerirci che quest'olio di riserva è rappresentato dalle piccole fedeltà quotidiane, dalle piccole obbedienze quotidiane che ci allenano alle grandi sfide. Sono i piccoli gesti quotidiani che ci rendono agili, pronti per le grandi scelte della vita. È un'attitudine che non è di un giorno, è un allenamento che chiede la vita. Ecco, non possiamo cioè improvvisare. Il progetto di Dio è generoso, è pieno di sorprese, ma chiede la disponibilità ad accoglierlo. Non ci si inventa cioè in un istante, ma tutto viene preparato nell'impegno del quotidiano. Ed ecco che nel cuore della notte, dice il testo, una voce squarcia il buio e il silenzio, cioè quando meno te lo aspetti. Ecco lo sposo, andategli incontro. Il Signore giunge come un ladro, come dicono molti testi della Bibbia, riferendosi proprio al cuore della notte. E tutte le vergini si svegliano a quel grido. E qui emerge, come dicevamo, la differenza. Le sagge rifiutano la richiesta delle stolte di condividere dell'olio, perché potremmo dire che i giochi ormai sono fatti. Può sembrare un atto di egoismo, contrario addirittura allo spirito del Vangelo, ma in realtà il messaggio è molto più sottile. Al momento dell'incontro con il Signore, con la sapienza della vita, ciascuno si presenterà con ciò che ha già raccolto. L'olio o lo si ha o non lo si ha. È il desiderio dell'incontro. Ha sete di te, dicevamo nel Salmo, ha sete di te l'anima mia. Al momento finale o c'è questo desiderio o non c'è. Potremmo dire che solo chi ama resiste nell'attesa. Solo chi ama conosce l'arte di non lasciarsi abbagliare da ciò che all'apparenza può sembrare la soluzione ultima. Un genitore che ama un figlio rimane sempre con l'orecchio attento finché quel figlio non torna a casa nel cuore della notte. Chi ama sa attendere. Orbene, questa attitudine o la hai o non lo hai. Alimentare il desiderio di Dio, tenere vivo questo fuoco d'amore acceso nel cuore, è il compito di ciascuno. E non può essere delegato. Detto in altri termini, posso pregare per te, ma non posso pregare al posto tuo. Posso aiutarti a dire di sì, ma non posso dire il sì che spetta solamente a te.
E la parabola lo fa ben capire nelle ultime parole. La porta fu chiusa. Anche di fronte alla richiesta delle altre vergini, tornate dopo aver recuperato l'olio di scorta, il Signore dirà: non vi conosco. È un modo per dire o dentro o fuori, non ci sono terze vie. E noi lo diciamo anche nel credo, ogni domenica. Di nuovo il Signore verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Ma noi stiamo attendendo il regno di Dio, stiamo attendendo il Signore che viene, stiamo alimentando la lampada della nostra fede, della nostra speranza, della nostra carità, la stiamo alimentando, stiamo trafficando con gioia i talenti che ci sono stati dati, riconoscendo che il talento più bello che abbiamo ricevuto è proprio quello dell'amore, sentiremo domenica prossima. Ecco, la Chiesa tutta, l'umanità tutta è chiamata a porsi in atteggiamento di attesa, perché è l'umanità, è la Chiesa, la sposa di Cristo. A noi allora prepararci a questo appuntamento con un atteggiamento di vigilanza, alimentata dall'olio dell'intelligenza, dell'impegno, della perseveranza, dell'amore, cercando di non addormentarci, ossia di dimenticare l'orizzonte ultimo della vita. Stiamo andando incontro al Signore che viene ed è Lui a dare il timbro alle scelte della nostra vita. Di fronte a questa proposta che il Signore oggi ci rivolge, che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che fa da riassunto, da sintesi di tutto il messaggio biblico. O Dio, voce che ridesta il cuore, una voce che risuona a mezzanotte, voce che ridesta il cuore nella lunga attesa dell'incontro con Cristo, tuo Figlio, fa che non venga a mancare l'olio delle nostre lampade, perché quando Egli verrà siamo pronti a corrergli incontro per entrare con Lui alla festa nuziale. Io invece rispondo con queste altre parole, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, mia gioia e mia speranza, aiutami a coltivare desideri grandi, a non permettere che superficialità, difficoltà e delusioni soffochino il fuoco dell'amore che tu hai acceso in me. Con costanza e fiducia, rendimi capace di alimentare la lampada della vita con l'olio della fede, della speranza e dell'amore, con l'olio dell'impegno, della responsabilità e dell'intraprendenza, così da farmi trovare preparato e nel giorno in cui tu verrai io sappia dirti senza indugio: eccomi, Signore, sono pronto.